Buongiorno, vi presento il quarto gruppo dell'IDP di Hunger Summit 2021. Allora, noi siamo Carlotta De Noci, Team Leader IDP Toscana, Marta Soldi, Communication Manager IDP Lombardia, Serena Minotti, Product Manager IDP Lombardia, Matteo Casillo, Research Coordinator IDP Lombardia, Greta Pagani, Marketing Manager IDP Lombardia e il nostro super tutor support team Cristian Esposito IDP Emilia Romagna. A seguito di un attento studio di tutte le dinamiche aziendali che ci sono state fornite, abbiamo pensato a unire due azioni fondamentali. Una è una survey che consterà di 16 domande che verranno fatte ai dipendenti e il punto di vista dei bambini, che si siano figli o nipoti, quindi inseriremo anche quel 20% di persone che al momento non ha figli ma che potrebbe avere qualche nipote sparso qua e là. L'attività e l'impegno per l'azienda in cosa consiste? Semplice! La survey durerà soltanto 3 minuti, quindi le domande sono molto veloci. Il tempo di realizzazione l'abbiamo valutato in circa una decina di minuti e la riflessione è una riflessione fatta per i grandi. Mentre invece il punto di vista dei bambini sarà tutto un divertimento, perché ai bambini abbiamo chiesto e chiederemo di fare un disegno e un audio di spiegazione su una domanda molto semplice: come vede il babbo e la mamma quando tornano da lavorare. Questi sono poi i disegni dove abbiamo cercato di mettere a fuoco il loro punto di vista. E i costi aziendali quali sono? Allora, la survey abbiamo pensato che una risorsa di un tecnico possa costare all'incirca 75 euro l'ora per 4 ore di lavoro, quindi un costo totale di 300 euro. Il punto di vista dei bambini è gratuito, anzi sarà una gioia per i genitori poterli vedere all'opera, mentre invece il trade union che servirà per unire la survey, la voce e i disegni dei bambini, abbiamo pensato a uno psicologo che con 2-3 giorni di lavoro possa portare avanti il compito, quindi circa nel totale da 1.500 a 2.100 euro. L'output che daremo, appunto, l'azienda attraverso risultati incrociati dà la possibilità di usufruire dei seguenti servizi, tutti incentrati sulla famiglia: i buoni per le rette dell'asilo, il buon acquisto dei libri se i bimbi sono un pochino più grandi, family day organizzati in azienda e convenzioni sportive per fare sport insieme, per esempio calcio camminato o il trekking, che è sempre molto familiare. Altra cosa molto interessante, venendo sul territorio di Capua, delle bellissime gite alla Reggia di Caserta. Grazie per l'attenzione.